Ladies and gentlemen, in diretta. Ladies and gentlemen, in diretta, ragazzi. Si apre il tempo. Cappottato io! Buon pomeriggio ascoltatori, siete su Radio Bequit e state per ascoltare i ragazzi di Radio Olimpia. Buonasera, buonasera a tutti, sono raffreddatissimo. Potete vedere, anzi ascoltare che Pia è molto raffreddato, sì, formazione sì. Che oggi come le altre volte non è al completo. No. Salutiamo Peiro che non c'è all'appello e anche Nicola. Ciao Nico. Ma è tornato in regia il nostro caro amico Rocky. Ciao! Molto bene, dopo questo grande ascolto. Quindi siamo io, Patrick... Io padre che tu. Siamo io, Ale, Rocco. Molto bene. Di cosa possiamo parlare oggi? Innanzitutto volevamo ricordare che siamo in diretta. Questo è importante. Questo è importante sabato oggi, se non sbaglio. E per chi ci ascolta domani. Per chi ci ascolta domani e domenica, quindi oggi. Allora, come potete aver visto in televisione, ieri è finito il calciomercato. Quindi oggi di cosa parliamo? Quindi oggi io mi sono impuntato, anche gli ho detto a Pia in settimana, ho detto oggi parleremo anche di altri sport, ma mi voglio soffermare un po' di più sul calciomercato. Sì, io ero contrario perché ho detto siccome già la televisione ci ha fatto una bella... insomma, non volevo parlare di calciomercato, ecco. Ma io mi sono impuntato, quindi parleremo un po' di calciomercato, di queste ultime bombe che hanno fatto. Chiaramente decide il boss, quindi... intanto vogliamo ringraziare le ragazze della Hockey. Certo. Ringraziamo le ragazze dell'Hockey Prato che sono venute, Valchisone, che sono venute la scorsa volta. È stata una puntata bellissima. Tra l'altro, ha avuto un sacco di visualizzazioni su YouTube. Voi direte: visualizzazioni, una puntata radiofonica? Ebbene sì. Ebbene sì, perché abbiamo caricato la puntata, la scorsa puntata assieme alle ragazze. Abbiamo fatto foto. Abbiamo caricato la puntata. Con delle foto che ha già avuto più di 200 visualizzazioni. Sì, andate sul nostro canale YouTube. A proposito, ringraziamo anche i genitori che ci hanno ascoltato, i parenti delle ragazze, e ci hanno scritto anche sulla pagina Facebook e ci ha fatto molto piacere con dei complimenti. Quindi grazie a tutti. E a proposito di queste ragazze dell'Hockey, volevo già ricordare, lo dico già adesso invece dei sport locali. Bravo, le ragazze che abbiamo ospitato sabato scorso hanno raggiunto le finali che si terranno a Bologna a metà febbraio. Fantastico. Questo quando? Dopo la diretta di sabato. Proprio dopo. No, dopo la diretta di sabato scorso, ovvero domenica, hanno giocato tre partite contro il Cernusco, contro il Savona e contro il Lorenzoni. Insomma, si sono qualificate grazie a due vittorie e un pareggio. Tra parentesi, molti gol di Paola Perro e Teresa Dalla Vittoria, che tra l'altro erano qua. Con noi. Insomma, Radio Olimpia ha portato bene. Quindi Radio Olimpia ha portato bene, molto bene. Brave ragazze. Insomma, se non abbiamo ancora lanciato un vero e proprio argomento del giorno, come facciamo solitamente, lo lancio io oggi, diciamo, e poi vi lasciamo il numero di SMS. Allora, abbiamo anticipato che oggi... Aspetta, scusami. Sì, dimmi. Ovviamente tutte all'ascolto. Un saluto dalle ragazze dell'Hockey Valchisone. Però anche voi, se ci salutate, ci rovinate la sorpresa. Qua, non ho capito il messaggio. Magari ci stavano scrivendo prima che le salutassimo. Ma siamo è arrivato avanti. Dopo il vai, segnale vai, comunque. Allora, argomento del giorno. Non riesco a riascoltarmi oggi, sto parlando dai, solo dai, di... dai, su. Allora, calciomercato. Quali sono stati i veri colpi di questo mercato invernale? Chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso, secondo voi?
E poi, secondo voi, è utile o no questa sessione? La chiamano ormai mercato di riparazione, esatto, no? Per correre un po' i ripari. Quindi fatecelo sapere al... al numero 339-6300192, oppure scriveteci sulla pagina Facebook, nella quale abbiamo più di 1000 fans, bisogna ribadirlo. Quasi quanti? Pagina 1070 e qualcosa, pagina Facebook Radio Olimpia, oppure allora, al 339-6300192. Per ascoltare invece Radio Bequit potete sintonizzarvi sugli 8800 in Valchisone, sul sito rbe.it per ascoltarci live in streaming. Ma se ci stanno ascoltando, si sono già sintonizzati. Magari qualcuno è sul sito, magari qualcuno sulla frequenza non sa il sito, perché devi sempre mettere... Molto bene. Aspetta che devo finire. 8780 Pinerolo e Valpellice, 9655 Torino e prima Cintura. Allora, Patrick, vuole leggerci qualcosa? Allora, io girovagavo, navigavo su internet e ho trovato un bell'articolo. Io adesso ve lo rileggo perché... Scusa, ti interrompo, ci ha scritto già sulla pagina. Ci saluta Sonia che ci ascolta quasi sempre. Spettacolo, ciao Sonia. Grande Sonia. Ho trovato un articolo su internet che racchiude molto bene il significato del calciomercato invernale soprattutto, e fa bene le distinzioni tra Inghilterra, Italia, e adesso ve lo voglio leggere, ok Pie? Sì, Rocco, se arriva messaggi leggi pure, perché Patrick è impegnatissimo. Allora, 2 minuti di silenzio un attimo, così almeno vi leggo questo articolo. Per gli amanti del calcio è davvero interessante, fidatevi. Fate parlare il capo. In Italia, come nel resto d'Europa, il calciomercato si divide in due fasi temporali. La prima e più importante riguarda la sessione estiva, giusto Pie? Sì. Mentre ha ottenuto sempre più importanza anche quella finestra di acquisti di gennaio. Sì. Tu mi dici, ma no, non è vero, di riparazione. Invece no, ma io non ti dico niente, leggi. Dapprima inteso come mero mercato di riparazione, il mese di gennaio è diventato un modo come un altro per fare tabula rasa e poter cambiare il senso di una stagione. Parentesi, vedi Sassuolo, dopo ne parliamo, sono incazzato. Cambiare la stagione sia in positivo che in negativo, perché i fallimenti sono sempre dietro l'angolo. Ne sa qualcosa la Sampdoria del 2011, mamma dalla mia, Champions alla retrocessione. Me ne ero scordato. Non ci sono norme particolari che regolano questa finestra di acquisti e cessioni, ma chi opera le transazioni deve badare ad alcune variabili importanti. Principalmente, infatti, le squadre che giocano in Europa stanno attente a non prendere un giocatore indisponibile in campo europeo, a meno di non trovare occasioni particolari. Vedi Onda al Milan a parametro zero, sempre a Milan i vecchi Balotelli e Ronaldo. Leggi con calma che abbiamo tempo. No, perché son preso bene a leggere. Sto sta roba. Uccidendo. L'attenzione è rivolta anche al numero di squadre con le quali ha giocato un dato giocatore, perché è vietato. Questa io giuro che non la sapevo, non so se voi la sapevate. Se ce la dici. Perché è vietato che un calciatore possa indossare le maglie di più di 2 squadre di un club in partite ufficiali nella solita stagione. Esempio, prendete Nicola Pozzi, che nel gennaio 2010 non poté lasciare la Sampdoria poiché aveva giocato con i Doriani e uno spezzone di Coppa Italia con l'Empoli. Sarà pure uno smacco, ma le regole si rispettano. Merce. Giusto? Sì. Oggi il mercato invernale, dicevamo, è passato dall'essere un semplice arco temporale nel quale aggiustare la squadra a una ripetizione di leitmotiv estivi. Va sottolineato comunque che almeno in Italia si preferisca rimanere cauti a livello pratico, almeno negli acquisti, ma si tenda a enfatizzare parecchio anche la minima voce che riguarda qualsiasi squadra o giocatore. Parlando di altre nazioni, si notano 2 grandi differenze che riguardano la Premier League e la Russian Premier League. La Russian Premier League. In Inghilterra i calciatori possono trasferirsi nelle leghe inferiori, e questo anche non lo sapevo, in ogni periodo dell'anno. Ah, quindi è un calciomercato sempre. Sì, però una squadra tipo di Premier League, un giocatore può andare nelle categorie inferiori quando vuole, okay. Solo da sopra sotto, okay. Diciamo. In Russia invece, a causa dello stop invernale prolungato, non è che fanno il mercato tutto l'inverno, fanno settimane, perché giocano. Anche perché lì diciamo è sempre inverno. In Russia invece, a causa dello stop invernale prolungato, la finestra per i trasferimenti è spostata da fine gennaio a fine febbraio. Può capitare infatti che l'ex URSS possa diventare di nuovo un paradiso di quei giocatori che non ce l'hanno fatta ad andare via a gennaio. Vedi Neto del Siena l'anno scorso, oppure la Cina Traoré al Kuban. Comunque, all'estero poi sono molto più spendaccioni rispetto alla Serie A. Basti pensare che il trasferimento più costoso nella storia del mercato invernale, sapete qual è stato? No. È stato Fernando Torres dal Liverpool al Chelsea. Con solo 58 milioni di euro sborsati dai Blues. Bel pacco, A inizio 2011. Torres è anche il non acquisto più caro della storia del calcio, il primo in quello del Chelsea. E ora invece vi passiamo all'Italia, giuro che sto per concludere. No, ma sai leggere. L'Italia, che non è che stia a guardare, le sue operazioni di mercato le fa.
Però come le fa? A me questa cosa mi fa scassare dal ridere, perché, no, perché è vero. Ascoltiamo. Le fa con i soliti prestiti, con diritto di riscatto, con proprietà o riscatto della metà. Clausole. Quanto piace pagare poco agli italiani. Ma comunque lo fa. Un esempio su tutti, il Genoa, che risente spesso del cambio di stagione, quindi deve cambiare muta, che sia d'estate o inverno. Il Grifone riesce sempre ad andare in doppia cifra con gli affari conclusi, un po' come sta facendo pure il Parma, aiutato dalle succursali in giro per l'Europa. Ne ha parecchi, sì. A differenza delle altre nazioni, in Serie A non vendiamo e né cediamo a prezzi altissimi. Pensate che tra i 50 trasferimenti più costosi di tutti i tempi, l'unico ad essere stato fatto d'inverno è stato il trasferimento di Seedorf dal Real Madrid all'Inter per quasi 45 miliardi di lire. Siamo abituati a vedere la finestra di gennaio come un'opportunità di fare il colpaccio e prendere a poco prezzo lo scarto della big europea di turno. Correggetemi se sbaglio. No. E questo la dice lunga sull'attuale situazione del nostro sistema. I già citati Ronaldo e Balotelli al Milan, da anni parcheggio di giocatori in esubero, ma anche Pazzini alla Sampdoria ai tempi, Giuseppe Rossi alla Fiorentina e Henry alla Juventus sono in tempi non recenti i nomi più noti. Non dimentichiamoci poi dei giocatori in scadenza giugno, che dal 1 gennaio sono liberi di accordarsi con altre squadre. Insomma, se non ve ne siete accorti ancora, il calciomercato ha già saturato le nostre vite per almeno 30 giorni, poi torneremo a parlare di altro. No, non è vero, parleremo ancora di calciomercato. Porca miseria. E con questo riassunto io direi di puoi andare. Rilassarci un attimo. Scriveteci cosa ne pensate di questo calciomercato in Italia e all'estero. Potete farlo al 339-6300122. Mi sono incartato sul finale, mio Dio. 339-6300192. Oggi va così, dovete sopportarmi per quello che sono. Quindi un po' di musica e ci risentiamo fra poco, sempre su Radio Bequit.
rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is. Iggy Pop, The Passenger. Spettacolo, bella, questa bella. È veramente veramente bella. Sì, noi solitamente ormai cominciamo la trasmissione tornando negli anni 80. Dovrebbe essere anni 80 se non sbaglio. Comunque Patrick oggi ha un sacco di roba da dire. No, e meno male, visto meno che male. L'argomento diciamo del giorno è il calciomercato. Abbiamo trovato molte, molte news. Sì, molte intanto chicche. Salutiamo il nostro compagno d'avventura Peiro, che è all'ascolto. Ciao Peiro. E ci vediamo sabato prossimo qua, su Radio Bequit. Molto bene. E dunque, il calciomercato. Ma sai che non mi piace sto molto bene, è proprio falso. Molto bene. No, no. Molto bene. No, no, a me esce spontaneo. Ciao Peiro. Dunque, parlavamo di calciomercato e magari a casa vogliono sapere chi ha comprato chi. O sbaglio? Vorrei fare una bella carrellata. Sì, volevo anticipare che qualcuno si starà domandando: ma questi qua che tipo di trasmissione fanno questi? Di che cosa parlano? Una trasmissione sportiva. È una trasmissione sportiva di intrattenimento, chiamiamolo così. È un radio show che alterna attualità, sport e musica e notizie dalla nostra vallata che è la Valchisone. E niente, parla di un po' di tutto. Oggi tocca al calciomercato perché si è concluso ieri sera e quindi andiamone a parlare. Quindi abbiamo diciamo. Deciso di fare così. Comunque, iniziando in rigoroso ordine alfabetico, l'Atalanta chi ha comprato? Non lo so. Ben Aluan dal Parma, Estigarrincia, no, Estigarribia dal Chievo e sì, Betancourt. L'Atalanta fa sempre il solito campionato da metà classifica. Non la disprezzare. No, no, vabbè, ma no, quest'anno diciamo che è un po' sottotono. Sotto non è la sì. solita Atalanta che ha fatto sempre i suoi campionati in casa, in quel campaccio che di sera non si vede nulla. Mi ricordo è vero, ha dei riflettori strani, luci basse, di sera a Bergamo si vede poco. Sono sempre caldi però là, Caldi sono caldi. Per carità, bergamaschi sono bollenti. Sono bollenti. Comunque, invece dall'Atalanta passiamo al Bologna. Bologna che è riuscito diciamo a ripararsi dagli attacchi dei cinesi o giapponesi, chi erano, che volevano portare via il diamante, giusto Rocky? Sì, esatto. Sì, sì. Però invece ha comprato il famosissimo Friberg dal Malmo. Ma il Mosca che fine ha fatto alla fine? Il Mosca, sai che non lo so è perché rimasto Bologna, è rimasto a Bologna. Spettacolo. Dovrebbe essere rimasto a Bologna anche il Mosca. Adesso vogliamo approfondire un attimo questa storia qua. Vai. Del pazzesco. Allora, Moscardelli è l'attaccante del Bologna. È diventato l'idolo ormai sui social network. Ma non per le sue giocate. No, per la sua barba molto molto ma folta. Ma anche le sue giocate, dai. Ma i numeri ce li ha, ma secondo me non ha molta voglia. Comunque è idolo del web per la sua barba molto molto lunga. E a inizio stagione hanno deciso, se non erro, di assegnare, anzi non erro, gli hanno assegnato il numero 10 del esatto. Bologna. Fa sorridere perché qua fa capire tante cose, che ormai si punta più al merchandising, esatto. Quindi a vendere magliette. Guarda che e lui non... in un'intervista ha rilevato sì? ha rivelato che sta vendendo tantissimo su internet, cioè chiedono la sua maglia da Londra, sì, dalla perché... Spagna, ma veramente. Sì, perché è diventato ormai l'idolo di tutti, non solo dei tifosi del Bologna, anzi secondo me più idolo di altri tifosi, esatto, che non di quelli esatto, del Bologna, esatto. Che si aspetterebbero magari un po' più di gol, un po' meno di buffonate su Twitter e voilà, Facebook. Caricato Moscardelli. Ma no, è la verità, perché il Bologna è una società storica e danno numeri così come, non so, cioè il 10 è un numero importante, almeno lo era. E l'hanno dato a questo qua che sinceramente... Da Baggio a Signori a Moscardelli. No comment, comunque. Comunque è anche arrivato Ibson del Corinthians, se vi interessa. No, da Bologna invece passiamo al Cagliari. Cagliari che... Anche lì è un po' in mezzo a una strada per quanto riguarda la società, no? Perché anche allo stadio. Sì, società, stadio, a questo presidente che... Presidente non presidente. Oramai lui ha detto, ma sì, io vendo tutti quanti. Questi non... Però ha detto così, sì? non si meritano di giocare in questo stadio. Anche Nainggolan, Ariaudi.
Non so, perché lui dice: questo è uno stadietto del cavolo. Ah, ok, ok, ok. Quindi li ha valorizzati, diciamo. Esatto, e lui ha detto: Nainggolan e Riado, se vogliono andare, se ne vadano. Boh, infatti sì, se ne sono andati. Sì, ricordiamo che lo stadio di Cagliari non è ancora del tutto agibile. E infatti è solo aperta la... non è nemmeno una curva, è una tribunetta dietro la porta. E penso che non più di 4.000-5.000 persone possano andare la domenica a vedere il Cagliari. Questo ormai da un po' di anni. Già. E non si trova una soluzione. Ricordiamo, Cellino è stato anche in carcere per qualche tempo. Adesso è uscito. Chissà che cosa stanno combinando a Cagliari. Cagliari che comunque sembra non risentire più di tanto di queste vicende, anche se l'ultima partita l'ha persa in casa. Comunque, sì, diciamo che ha più 4 dalla zona retrocessione. Cagliari che comunque ha fatto un mercato non molto bello, perché ha preso Adrian dal Flamengo, Tabanelli dal Cesena, Vecino dalla Fiorentina, Silvestri dal Chievo e Bastrini dal Novara. Ma la cosa clou del Cagliari è che il presidente Cellino, da poco tempo, è una cosa ufficiale, ha comprato il Leeds, squadra storica inglese. Sì. E questa è un'altra cosa appurata. E lui cosa ha fatto? È andato in Inghilterra, si credeva di essere come in Italia, no? Io adesso faccio molta polemica Allora, Cellino intanto, ricordiamo, è il presidente del Cagliari Calcio, è uno dei più grandi esportatori al mondo di grano duro. Quindi giusto per ricordare giusto cosa per ricordare fa, chi è Cellino. Lui è arrivato in Inghilterra, ha comprato, oramai è sua, questa squadra storica, il Leeds in Inghilterra. Appena arrivato, cosa ha fatto? Ha mandato via l'allenatore. Ah, spogliatoio in subbuglio. Anche il manager. Sì, sta cambiando tutto. Il capitano, però, gli è andato contro. Il capitano della squadra ha detto: benissimo, tu hai mandato via l'allenatore, io adesso me ne vado. Quindi spogliatoio in subbuglio, vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. Anche i tifosi si sono organizzati. Sì. Dalla sede hanno fatto casino. Ecco, a proposito di tifosi, dopo ce ne sarà molto da parlare. È argomento bollente per quanto riguarda le tifoserie. Andando avanti, invece, vedo che il Chievo Verona, ha comprato diversi giocatori, tipo Rubin dal Siena, Canini, Paredes, Agazzi dal Cagliari. Oh, ecco, vedi, Agazzi si è risolto questo problema perché non stava più giocando, se non sbaglio. Sì, diciamo che purtroppo però comunque è andato a Chievo, dove gli spettatori a domenica sono gli stessi del Sant'Elia, al 4.000, magari anche quando va bene. È tornato in Serie A al Chievo Verona, appunto, Obinna dal Lokomotiv Mosca, Guarente del Catania è andato al Chievo e anche Stojan del Genoa. Quindi dici che secondo te non c'è aria d'Europa? Non penso. Passiamo ai viola, Fiorentina che Fiorentina che ha aperto il calciomercato con un grande colpo, Mitra Matri, che ha subito ingrigliato. Ha fatto doppietta a Catania. Esatto, Mitra Matri quindi è andato alla Fiorentina. Rosati, ha preso Rosati dal Sassuolo. Complimenti. Me lo ricordo a Lecce, non ne piglia uno. Ha preso Anderson del Manchester United e poi ha preso questo bel difensore che a me già piaceva. Ha preso Diakité dal Sunderland. Sì, è rognoso. Era quello della Lazio, per intenderci. Per niente. A proposito di Fiorentina, ricordiamo Giuseppe Rossi in settimana, hanno appurato che non si deve operare, quindi il suo rientro per i mondiali, se fa una buona fisioterapia. I mondiali ci sta. Ho paura che ritorni un caso Gomez, comunque. Vediamo. Andiamo a Genova. Sponda rosso-blu. Hanno comprato di tutto. Cabral da Sandra. E poi giù dei difensori, De Ceglie, Motta e Burdisso. Esperienza c'è, diciamo. E poi è ritornato per la terza volta a Genoa. Chi? Culli. Ancora. Giù. Con la lupara. Sbaglio o Sculli è indagato per il calcio scommesse? Sì, Sculli ma ne ha di tutti i colori. Perché tipo ha dei parenti che sono immischiati con la Me lo ricordo ai tempi del Messina, era stato minacciato. Ti ha detto Sculli con la lupa. Sì, no, ma io l'avevo capito, mi ricordo ai tempi del Messina quando era stato minacciato, quel mitico Messina in Serie A, lo allenava Giampiero Ventura tra l'altro. Comunque, stadio di Messina, il San Filippo, costruito da poco, sotto sequestro comunque. Tanto, giusto così. Per dirne una. Invece ora passiamo all'Inter. L'Inter che ha comprato solo 3 giocatori: Botta dal Livorno, sì. D'Ambrosio dal Torino, il capitano del Torino. Non era capitano? Non era capitano, assolutamente no. Io quando lo vedevo in campo lo vedevo sempre con la faccia. No. E poi ha comprato Hernanes che è diventato famoso oramai per il video shock. Esce dall'allenamento, si mette a piangere. Ma davanti ai tifosi. Ma io ti dico la verità, mi ha fatto una... Allora, lascia perdere, prendono milioni, cosa piange, però mi è sembrato
stato un pianto sincero. Ma non sì, so ma, come ma anche cioè, io piangerei dovesse andare all'Inter. Ah, per questo dici tu che. No, comunque, per quanto riguarda D'Ambrosio, inizialmente effettivamente era il capitano del Torino, almeno gli hanno dato una fascia ogni tanto, poi gliel'hanno tolto. Una fascia ogni tanto. No, non mi è piaciuto come si è comportato, sinceramente. Se è andato, pazienza, non era un fenomeno. Dai. L'abbiamo dato via adesso, almeno abbiamo preso qualche soldino. Invece stanno iniziando a chiedere, appunto, secondo noi Hernanes all'Inter. Cosa ne pensiamo? Va bene, secondo me. Beh, allora, il profeta lo chiamano, giusto? Il sì. profeta è, diciamo, beh, che a livello tecnico-tattico era quello che cercava Mazzarri, perché c'era quel poveraccio di Palacio là da solo. Gliene serviva uno dietro e... Ma secondo me invece lo farà giocare a metà campo. Adesso a Kuzmanovic. Rocco Mazzarri lo conosce bene, diciamo, Mazzarri è vero. Allora, Hernanes a me piace tantissimo, ha dei numeri incredibili, ha un bel tiro da fuori, anche fisicamente destro-sinistro, tutte e due. A me piace, non lo so, speriamo non si perda, ecco, non lo so. L'Inter di quest'anno è A proposito è di così. Inter, per il caso Vucinic Guarin non voglio entrare in basta, merito. Basta, no, basta. No, non per quello. Però Guarin ha chiesto praticamente di rientrare nell'Inter, di trovare un accordo tra di loro, e si pensa già a un prolungamento di contratto fino al 2017, con ovviamente l'aumento. Chiaro, non ne prende abbastanza. Ah, tra l'altro Hernanes si sarà anche messo a piangere mentre usciva d'allenamento, da formello, perché all'Inter guadagnerà solo il doppio che guadagnava alla Lazio. Ricordiamo, è uscito da lì, tifosi, solite foto di che verso hai fatto? No, è uscito da lì. Oggi non riesco. È uscito da formello, ha fatto le solite foto di rito con i tifosi che rimangono in macchina. Ma dico io, almeno scendete dalla macchina. Io guardavo. Questo è vero. Mi è venuto in mente l'altro giorno. Ma quando magari hanno paura che fregano qualcosa. Esatto. Vabbè. Dico, scendete dalla macchina, fate due foto, due autografi e poi ve ne andate. Comunque, ha regalato i suoi scarpini a un tifoso mentre piangeva. No, quello è tanta roba. Ma cosa te ne fai delle scarpe di Hernanes? No, le rivendi. Le rivendi. Esatto. A proposito di scarpini da calcio, dopo c'è una chicca. Inter, ricordiamo quindi Inter e Juve che si sfideranno, se non sbaglio, domenica sera. Credo. No, giocheranno domani sera allo Juventus Stadium. Questa sera invece a San Siro, Milan-Torino. Dai. Quindi dall'Inter passiamo alla Juventus. Juventus, chi ha comprato? Non lo so. Osvaldo! Avete visto come è arrivato a Torino? E con la bombetta. Con la bombetta, preferisco non rispondere. A proposito di questo, ogni anno a gennaio mi sono detto la Juve cerca l'attaccante che segna? No, l'attaccante che fa sognare le ragazze. Infatti nel 2011 è arrivato Matri a gennaio. Ha fatto una strage a Torino, no scherzo. Nel 2012 è arrivato Borriello nazionale. Hai capito. Tanta roba. Nel 2013 Anelka, vabbè, c'è il fisico però. Insieme a Bentner era tanta roba. È dotato. E poi nel 2014 arriva Osvaldo, quest'altro bel ragazzo che tutti dicono che sia un bel ragazzo. Bel pagliaccio. E nel 2015 vai tu. Quindi allora, l'anno prossimo arriverò allora, io a gennaio. Allora, siccome ci hanno scritto prima le ragazze dell'Hockey Prato Valchisone, se non erro, se siete ancora ascolto, ragazze mie, fateci sapere chi preferite tra questi acquisti qua. Tra questi super acquisti che state ascoltando. Tra Matri, Osvaldo e questi qua, visto che qualcuno di voi era della Juve, se non sbaglio. E comunque ridai un attimo il numero, visto che qua scriveteci cosa ne pensate. Qual è stato, se secondo voi, la bomba di calciomercato? Chi è che ci ha guadagnato in questo calciomercato? Sì, o se vuoi... No, vabbè, dai, mi piace così. Vabbè, comunque... Ma scusa, è finita la carrellata? No, non è finita. Scriveteci al 339-6300-192. Finendo la carrellata, arriviamo alla Lazio. Tu, Pia, ieri mi hai detto una bugia che Biabiani era andato... Ha detto una bugia? Che Biabiani era andato alla Lazio, invece era falso. È saltato tutto quanto, quindi la Lazio ha preso solo Postiga dal Valencia e Cacuta dal Chelsea. Il Livorno invece ha fatto uno spettacolo, perché ha preso Belfodil dall'Inter. L'Inter che l'aveva preso a 15 milioni, quanto l'aveva preso? 15-20. Boh. Comunque gliel'aveva rivenduto al Livorno, ha preso anche il Castellini dalla Sampdoria e Mesba dal Parma. Basta sta gente però, mamma mia. Ma no, basta, ci sono le primavere delle squadre giovanili dei club di Serie A e Serie B, che sono... Colme di giovani talenti italiani che non trovano spazio e sono molto, già, molto, molto bravi. Basta. Caro Pie, hai ragione. Sta gente qua che gira, ritorna, va, viene, li pagano, strapagano. E a proposito, dopo ti dico di Schelotto. E non valgono due soldi. E non valgono due soldi, perché è la verità.
Milan ha comprato Rami dal Valencia, Onda, Petagna e Sien per la felicità di Barbara e Tarabt Fulham. Tarabt ha speso in totale? Ha speso parecchio, no, zero. Ha speso praticamente zero. Era quello che vi abbiamo detto all'inizio puntata. Queste che sono le furbate. Sì, tutto a parametro zero, si cercano i bidoni dell'estero comunque. Napoli Rock, chi ha comprato? Vuoi dircelo tu? Jorginho dal Verona, Enrique dal Palmeiras, che io sinceramente non conosco. Manco io. E anche ha preso Ghoulam. Ghoulam. Ha preso anche Andujar. Quella è vero. Ha preso Andujar, che però comunque rimane a Catania. Questo, non sbaglio, fino a giugno. Questo Ghoulam è un terzino sinistro che proviene dal Saint-Étienne, quindi campionato francese. Ecco, cercava il Toro. Il Toro gli aveva messo gli occhi addosso da un bel po'. Ci ha sempre schifati, snobbati. Quindi Ghoulam. Dai, va. Parma è arrivato Rossini da Sassuolo ed è arrivato, ragazzi, Schelotto. Ma questo qua non sa più dove andare. Esatto, perché Schelotto ha fatto così un record. Voi non lo sapete, ascoltatori da casa, ma Schelotto, questa è andato al Parma, la sesta squadra in 3 anni. L'Italo argentino è passato al Parma, ma prima si è fatto Cesena, Catania, Atalanta, Inter e Sassuolo. A giugno dove andrà a giocare non si sa, vedremo. Ma a calcio balilla, basta. Comunque, poi invece era il Sassuolo, no, era... dal Sassuolo è andato no, via, okay, Adesso Sassuolo. Arriviamo anche al Sassuolo. Roma ha preso Nainggolan, Bastos e Toloi. Invece la Sampdoria è tornato Maxi Lopez. Basta, ha preso Okaka, Ciuca, ha preso Beltran dalla Juve e Sesto dal Chievo. Veniamo al Sassuolo, che ho sentito oggi ha fatto un record, perché ha fatto 12 acquisti. La squadra esatto, ha cambiato una squadra, 12 acquisti, ha cambiato anche allenatore, mitico mister Malesani. È tornato Malesani. Allora, in ordine, ma che mollo. Io sono qua 24 ore al giorno. Il Sassuolo ha comprato Ariaudi, Manfredini, Mendes, Sansone, Rosi, Biondini, Sanabria, Floccari, Brighi dal Torino, mio caro Pier, Zapata dalla Granata, Polito e Cannavaro del Napoli. Rocco, cosa è successo? Finalmente. Cosa è successo? Cannavaro era separato in casa a Napoli, giusto? Sì, ma tanti suoi compagni gli hanno voluto bene, però Benitez non gli ha lasciato mai spazio. Gli ha voluto meno bene. Ci scrivono le ragazze che la Juve è la squadra con i giocatori più belli: Marchisio, Llorente e Osvaldo. Quindi, mamma mia, io l'ho detto, vedi, Osvaldo è arrivato, c'ha già tutte le pulselle attorno. Mi state deludendo. Veniamo a Torino che ha preso Taxidis dal Catania, Barusso dal Genoa e Kurtic. Allora, sul Corriere oggi dello Sport ho letto, ha fatto una specie di classifica dove hanno promosso alcune squadre e bocciate delle altre. Per quanto riguarda il calciomercato, il Toro l'hanno bocciato. Io sono contrario. Il Toro, per fortuna, quest'anno ha un suo equilibrio, lo si vede dalla classifica e dal gioco, e ha fatto degli acquisti, secondo me, mirati più che altro per il futuro. Quest'anno non aveva bisogno di nessuno, e io per la prima volta ho fiducia nell'allenatore, che ha sempre alla fine azzeccato gli acquisti e le cessioni. Ah, sì. Io ero contrario alla cessione anche di Sansone, però alla fine si è dimostrata giusta e ha riscattato certi giocatori sui quali non avrei scommesso, che invece si stanno comportando bene. Quindi io, a me il Toro va bene così, quindi molto bene. Il Toro piacerà anche tanti torinisti. Ultime due squadre, poi dopo mandiamo di nuovo un po' di musica per rilassarci. Udinese, che è mezzo una strada, scusate, l'Udinese ha preso Vutov da Levski Sofia e Jebda il Granada. Io vorrei tornare. Hai finito te? Verona, manca Verona. Che ha preso Samb, Marchigno dalla Roma. Questo è un bel acquisto, secondo me. E Pillud dal Racing Avellaneda. Volevo tornare un attimo al Sassuolo. Dica. Secondo me, le squadre che fanno tutti questi acquisti, che cercano di rivoluzionare un'annata, poi va sempre peggio. Vedi Sampdoria. A parte Sampdoria, secondo me, non risolveranno così, neanche avendo cambiato allenatore. Anche lì, Malesani. Basta, cioè. No, dai, basta, è sempre bello. Basta. Ci sono un sacco di allenatori giovani, preparati, con entusiasmo. Stramaccioni. Devi smangiare. No, davvero. E invece continuano a chiamare sta gente qua, che è già dato. Basta. Tra l'altro, sono arrabbiato perché a me Di Francesco piaceva molto. Peccato. Perché peccato. Mi piaceva molto, perché usava il suo 4-3-3 zemaniano e io amo il boemo. E quindi a me piace Mazzone. Carletto Mazzone rimane il numero uno. Molto bene, io direi di rilassarci con una bella canzone. Adesso ritorniamo e parleremo anche di altri sport, ve lo promettiamo. A tra poco.
Shakira featuring Rihanna. Che brutta. L'hai scelta solo per il video, io lo so. Can't remember to forget you. Esatto, video che è uscito ieri mattina. È un video illegale, secondo me. Secondo me è un video illegale. Non so se è più illegale questo tra Shakira e Rihanna o quello ai tempi Shakira Beyoncé. Quindi ditecelo anche se preferite il video di Shakira con Beyoncé o gioca. Shakira con Rihanna. E ditecelo dove? Al 339-6300-192. Quindi diteci Shakira Beyoncé o Shakira Rihanna. È arrivato qualche altro messaggio? È arrivato un altro messaggio. La squadra vota per Fernando Llorente. Che squadra? La Valchisone. Ah, l'Hockey Prato. Esatto, ragazzi. Esatto. Non c'è il Peiro, ma c'è bensì l'appuntamento con la storia, ragazzi, sapete? Sigla. Peiro presenta l'appuntamento con la storia. Ok, allora, non partiva sì, la sigla. Sì, partite. Partite, no. Allora, appuntamento con la storia, io oggi... Lo faccio io. Allora, oggi ne abbiamo... È il primo febbraio, lo so. Allora, il compleanno di tuo papà. Auguri a mio papà, infatti. Esatto. Era il primo febbraio 1910, quando venne fondata la Nocerina Calcio, da Carlo Cattapani. Io aggiungerei... Fondata nel... Morta oggi nel, perché la Nocerina è praticamente, esatto, ormai radiata quasi. Comunque mi dispiace per la Nocerina. Invece era il 1945. In Italia viene introdotto il suffragio universale, con il quale per la prima volta viene dato diritto di voto alle donne. Invece nel 1958 Johnny Dorelli e Domenico Modugno vincono l'ottavo Festival di Sanremo con la canzone Nel Blu, dipinto di blu, che è una delle più conosciute in tutto il mondo italiane. Giusto, Rocco? Sempre, no, te lo dico io. Invece nel 1977 hanno ufficialmente inizio le prime trasmissioni a colori della Rai. Che bello. Bello, sì. Invece nel 1982 nasce uno degli attuali più grandi network nazionali radiofonici, ovvero Radio DJ. Poi qua Patrick mi ha aggiunto delle cose carine. Il compleanno di Batistuta, Batigol, compie 45 anni. Poi Franco Causio, campione del mondo nel 82. Aggiungo io, non mi ha scritto niente, ma lo so, ha giocato nell'Udinese e poi nella Juventus, giusto? Compie 65 anni e Giuseppe Rossi ne compie 27. Allora, l'appuntamento con la storia è terminato qua. È terminato qui l'appuntamento con la storia, ma il mio amico Peiro, oltre ad avermi lasciato la sua rubrica, ci teneva a farmi leggere qualcosa. La vuoi leggere te, visto che io... Allora dai, va bene. Sto parlando di naso. Problema stadio del ghiaccio di Torre Pellice. Questa è una cosa importante. Questa è importante. L'HC Valpellice conferma l'intenzione di chiudere il palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice a partire da lunedì 3 febbraio, ovvero dopodomani. Sì. Impossibile, secondo la società presieduta dal presidente Marco Cogno, continuare ad anticipare con le proprie risorse e con quelle derivanti dalla gestione sportiva della squadra senior i soldi necessari per la gestione dell'impianto. Gestione di cui la Regione Piemonte, proprietaria della pista, ha incaricato l'HC Valpellice a fronte di un corrispettivo di 300.000 euro l'anno. Sarà garantita solo la possibilità alla prima squadra che partecipa al campionato hockey su ghiaccio Elite A di allenarsi e di disputare le partite casalinghe. Il presidente della Valpe ammette che ancora devono essere versati dei fondi per la stagione 2012-2013 dalla regione. Nonostante il contributo sia stato deliberato, ci siano perfino gli atti di liquidazione. Nell'attesa, gestire l'impianto costa alla società qualcosa come 50.000 euro al mese. Veemente e comprensibile la protesta dei genitori che si vedono dunque chiudere la pista dove i propri figli con amore e passione si dedicano allo sport più praticato della Valpellice. Da qui la minaccia, con già numerose lettere partite alla volta di Striscia la Notizia per far presente di come chi sta alla regione pensi più a togliersi alcuni spizi personali, mutande verdi, cene carissime per parenti e amici, auto di lusso, piuttosto che sovvertire un impegno preso in passato. Pare comunque che l'assessore allo sport della regione Piemonte ammetta il problema e prospetti una tranche di pagamenti entro la prima metà di febbraio. Ricordiamo che lo stadio è di proprietà della Regione Piemonte, usufruttuario la società dell'HC Valpellice. Se volete altre informazioni per quanto riguarda questo, l'Eco del Chisone sta seguendo molto bene il caso, potete vederlo sul sito. A proposito di questo, c'è un aggiornamento dell'ultima ora, diciamo così, perché questa notte si sono trovati in regione, pare una riunione durata
quasi 10 ore, dicono, dove pare abbiano trovato una soluzione temporanea, tra tutti i fondi è uscito qualcosina per questa cosa qua, e quindi è, diciamo, posticipata, nel senso non... non chiuderà il 3 febbraio il palazzetto, rimarrà aperto ancora per un po', e adesso niente, pare che la situazione si stia fortunatamente sbloccando, quindi ci sono dei buoni risultati, quindi ci tenevamo a dirlo questo. E niente, questo qua ci tenevo a farlo. E intanto ci scrivono auguri al Trix. Noi facciamo gli auguri al Trix. Auguri. Allora, io volevo riprendere un attimo facendo una carrellata veloce degli altri sport, di quello che succederà. Ad esempio, il rugby 6 nazioni sta giocando. Penso che abbia già giocato. In teoria gioca alle 3:30, se non mi ricordo male, col Galles. Invece, stanotte ritorna il 48esimo Super Bowl. Si ferma l'America. Denver e Seattle si sfidano. Il miglior attacco contro la miglior difesa. Vedremo un po' cosa succederà. Rocky, poi dopo preparati già per la Formula 1, perché ti faccio ancora una domanda. In basket, l'Eurolega, Milano batte Fenerbahce 90-85, continua a sognare, rimane terzo in classifica. Invece, per quanto riguarda calciomercato estero, scusate, Diego è andato all'Atletico Madrid, l'ex giocatore della Juve. Che ve ne pare il trio Diego, Diego Costa e Diego Simeone? Un Diego almeno che segna. Invece Berbatov è andato al Monaco per sostituire Falcao, per soli 45 milioni di euro. Mata è andato al Manchester United invece, perché Falcao si è rotto il crociato. Esatto, questo volevo, io sto già parlando di Mata. Vabbè. Mata è andato al Manchester United per solo 45 milioni di euro. Ha scelto la numero 8. Gli era stata proposta la numero 7, ma nessuno vuole indossarla. Dopo che Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo l'hanno indossata, mai più si è vista. Pesante eredità. Quindi questa era solo una piccola carrellata degli altri sport. Rocky, vuoi farci uno zoom veloce sulla Formula 1 che sta iniziando a girare? Sì, sono finite le prime prove per testare le macchine, perché quest'anno c'è una rivoluzione in Formula 1, siccome si passerà dai motori aspirati ai motori turbo. E clamoroso, Massa primo davanti a tutti, incredibile. Ma esiste ancora Massa? Sì, sì, sì. Fantastico. Corre con la Williams Mercedes. Secondo Alonso, ha fatto il secondo miglior tempo. E poi invece è da registrare che le Red Bull, i bibitari, sono ultimi. Hanno fatto 21 giri in tutti e 4 i giorni di prova, contando che Rosberg in 4 ore ha fatto 91 giri. Cioè fatto conto. La miseria. E hanno grossi problemi. Dicono che è colpa del motore Renault, però in realtà tipo la Caterham, che è guidata da Kobayashi, che ha sempre motore Renault, comunque ha fatto 54 giri, quindi non sono tutte della Renault le colpe. Oh. Ci scrivono che il 6 nazioni ha vinto il Galles 23-15 contro l'Italia. E voilà. Grazie Piero per l'informazione. Io direi, Rocky, se sei pronto, di mandare le curiosità di Pie. Ce l'abbiamo la sigla? Aspetta un momento. Allora aspettiamo un momento. Intanto sì, io vi volevo chiedere una cosa. Però, se le vuoi. Ce l'hai? Allora andiamo con la sigla per le curiosità di Pie. Le curiosità di Pie dal mondo sportivo. Ale, tocca a te. Curiosità sulle magliette da gioco, e non solo. Allora, calcio, bomba dall'Inghilterra, e questo è per te, caro il mio amico Rocco, che si è appassionato di Arsenal. Allora, avete firmato ufficialmente con Puma. Ebbene sì, il club londinese dal primo giugno, dal primo giugno, dal primo luglio 2014 non vestirà più Nike ma Puma. Contratto di 5 anni, 30 milioni di sterline. Si vociferava fosse Adidas, invece gran colpaccio della Puma che si sta imponendo in continuazione. Invece qua abbiamo un sacco di cose, però porca miseria, siamo in chiusura. Vai. Allora, attenzione invece, in scadenza di contratto anche il Manchester United, si vocifera Adidas per loro. Poi invece calcio, un altro colpo firmato Macron in Inghilterra. Macron è una marca bolognese italiana e sono contento, si sta imponendo soprattutto in Inghilterra. Dalla prossima stagione vestirà il Crystal Palace. Poi invece, calcio, dopo l'abbandono di Puma, la nazionale del Sudafrica sarà vestita da Nike, contratto di 5 anni. Invece veniamo al per quello che riguarda le scarpette da calcio. Ve le ricordate le mitiche scarpette Adidas Mundial? Che belle! In pelle nera con le tre strisce bianche, insomma classiche, le più vendute al mondo. Scordatevi di rivederle nel mondiale brasiliano. Perché?
perché 32 anni dopo arrivano le Copa Mundial Samba Collection, ovvero arrivano 5 coloratissimi nuovi modelli. Stessa forma, sempre in pelle di canguro, stessa identica forma, ma riprendono i colori della samba brasiliana, ovvero rosso, viola, verde, azzurro e arancione. Wow. Anche i lacci non sono monotematici, ma vanno in contrasto con la scarpa. Insomma, ragazzi, impatto visivo forte e piacevole, per carità. Ma che ve devo dire? Ormai mi conoscete, sono per le cose classiche, soprattutto per le scarpette da pallone. Non mi toccate le Mundial classiche in pelle nera e con le 3 strisce bianche. Sono le uniche scarpette che possono parlare di calcio. Quanta nostalgia. Mi dispiace così. Sì, io chiudo qua perché le altre sono notiziette. Io invece voglio finire con una, visto che siamo in chiusura, penso. Poi non so quanti minuti mancano. Comunque, voglio finire con una piccola polemica. No, puoi ancora leggere un evento locale. Molto importante. Bene. Allora, io vi faccio solo una piccola polemica di quello che ho visto. Dunque, cos'è derby di Genova. Ah, okay. Tra Sampdoria e Genova, spostato da domenica, ovvero domani o oggi se ci ascoltate in replica, spostato dal mezzogiorno e mezza a lunedì sera alle 20:45. Esatto. Il prefetto ha detto che l'hanno spostato perché a Genova c'è una fiera, fiera di Sant'Agata se non sbaglio. Non è questo il motivo. Ma in realtà il motivo è perché i tifosi si sono accaniti. Si sono accaniti. E facciamo sempre finta di non vedere. Quindi ci siamo? Sì, Sì, ci stanno ascoltando, ok. Bene, hanno spostato il derby i tifosi. I tifosi hanno spostato questo derby, quindi oramai lunedì sera si giocherà Sampdoria Genoa. I tifosi cosa hanno fatto anche? Hanno fatto saltare Vucinic Guarin, lo scambio, lo sappiamo. E a causa dei tifosi sappiamo anche tutto quello che è successo a Nocerina, sì, esatto. Insomma, tutto questo i tifosi. Invece, per quanto riguarda sempre i tifosi, ma andiamo in Germania, in un altro mondo. L'attaccante più forte della Bundesliga, Lewandowski, che gioca in Borussia Dortmund, viene ceduto a parametro zero già a gennaio nella squadra concorrente, il Bayern Monaco. Continua a giocare comunque col Borussia fino a giugno. E i tifosi? No, nessuno si è lamentato. Quindi questo è per far notare la differenza tra Italia e gli altri stati. Quindi questo vuol dire che in Italia sono le tifoserie a comandare. Sì, esatto. Okay. Questo allora, sì. Chiudiamo qua, siamo in chiusura. Ricordo velocemente un appuntamento per quanto riguarda la Valchisone. Come di consueto ogni anno, in ricorrenza della festa dei Valdesi del 17 febbraio, la Filodrammatica Valdese di Pomaretto presenta una brillante commedia presso il Teatro Valdese di Pomaretto. Per chi non sapesse dove si trova, davanti alle scuole elementari sulla via principale del paese. La commedia si intitola Se devi dire una bugia, dilla grossa. La prima dello spettacolo sarà proprio lunedì 17 febbraio alle 20:45. Si replica venerdì 21 febbraio alle 20:45 sempre. Domenica 23 ore 16, sabato 1 marzo alle 20:45 e domenica 2 marzo alle 16. Comunque poi ve lo ricorderemo anche avanti. Sì. Il ricavato dello spettacolo della domenica sarà, come di consueto, devoluto all'Aido di Villar Perosa. Biglietti in vendita a partire dalla prossima settimana. Comunque poi vi aggiorneremo anche su questo. Molto bene, purtroppo siamo in chiusura, sì. Io non ho neanche detto sport locale. Ci vorrebbe davvero più tempo, ma non ne abbiamo. Sì. Quindi che dire, vi salutiamo. Ci rivedremo sabato prossimo. Sì, ci risentiamo, risentiamo magari meglio. No, ringraziamo chi ci ha ascoltato anche oggi, chi ci ha scritto. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 16 a, no, dalle 17 alle 18. Non prendo più con i ragazzi di Radio Olimpia. Ora vi salutiamo. Ciao da Patrick. Ciao da Ale e Rocco. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti. Ciao. Avete ascoltato i ragazzi di Radio Olimpia. Sport, musica e attualità dalla Valchisone. E non solo. Diamo voce al silenzio.